questo punto, prima corsia di marcia, è stato tamponato il veicolo che stava effettuando un lavoro di verniciatura qui della riga continua. Avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 10 giugno. All'arrivo dell'ambulanza era ancora viva e cosciente Simone Rossi, camionista di San Fior e impiegato in una ditta di spurghi di Conegliano. Ma le ferite e le gravissime lesioni interne riportate nel terribile impatto non gli hanno lasciato scampo. È morto subito dopo l'arrivo dei sanitari del 118, proprio lungo l'autostrada che avrebbe dovuto riportarlo a casa questa mattina verso le 10, lungo la 27 all'altezza di Casale, in direzione Belluno. Alla guida del suo TR 500 metri prima dello scontro aveva già fatto il cambio di corsia, voleva evitare, come segnalato, il mezzo impegnato con gli addetti ai lavori a tratteggiare la carreggiata della linea bianca continua quando all'improvviso, rientrato nella prima corsia, si è scontrato frontalmente contro il mezzo che segnalava il cantiere in movimento. Ha tamponato violentemente il mezzo che effettuava questi lavori e purtroppo ha perso la vita. Forse un malore o una distrazione tra le cause dell'incidente per il quale la 27 è rimasta chiusa al traffico per oltre mezz'ora. Poi si è riaperta la terza corsia, chiaramente in quel momento si sono formati circa 3 km di coda, ma è normale per i rilievi.